Sì, in questi giorni la preoccupazione per il fenomeno della violenza di genere parte dal Parlamento europeo, che propone di riconoscerla come crimine specifico ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione, insieme al traffico di esseri umani, di droga, di armi, al crimine informatico e anche al terrorismo. Ma l'allarme riguarda anche e soprattutto il nostro paese, a partire dalla forma più estrema di violenza di genere, il femminicidio. Ne parliamo proprio con il supporto dei dati e partiamo da quelli più recenti diffusi dal Viminale. Dei circa 200 omicidi del 2021, il 41% ha per vittime le donne, un numero che per ora è in calo rispetto al 2020, ma c'è un aspetto davvero inquietante. Aumentano in proporzione le vittime per mano di partner o ex, crescono del 4% e sono, lo vediamo, il 62% delle donne uccise. Un fenomeno che si è acuito con la pandemia. E andiamo allora a vedere anche i dati Istat dei primi 6 mesi del 2020 con il lockdown. Gli omicidi di donne sono stati il 45% del totale degli omicidi contro il 35% dello stesso periodo del 2019, dunque il 10% in più e con picchi proprio a marzo, aprile e maggio, durante il lockdown più duro, quando spesso purtroppo le donne si sono ritrovate chiuse in casa con i loro aguzzini. Sempre nel 2020 le chiamate al 1522, il numero di pubblica utilità contro la violenza e lo stalking, sono aumentate, guardate, ben dell'80%. Insomma, quella dei femminicidi, quella della violenza di genere in Italia, va detto, è una vera e propria piaga.